Ciao a tutti, bentornati e bentrovati in questo nuovissimo fucking video. Sono a Milano e oggi vloggo e proviamo questa cosa qua, le schere. Sto andando da un ospite speciale, ma essendo a Milano questa cosa è molto semplice da capire, perché c'è un solo ospite speciale. Come esistere con me in Milano? Guardate, calmi. C'ho Siri che mi sta parlando nelle orecchie. Beh, io veramente beh. Adesso andiamo dal nostro ospite speciale. Il mio Osmo Pocket mi aiuta sempre e lo amo infinitamente. Ma tanto proprio, tanto tanto tanto. Andiamo direttamente a piedi con la metro dalla signora. Ops, ho detto che è una signora. Sono leggermente sottoesposto, non c'è un cazzo di luce, ma soprattutto frega un cazzo. Allora, dicevamo, stiamo provando questo gingillo qua. Devo convincere questa signora a fare la recensione con me. Però momentaneamente è figo, sta al collo, è comodo. Easy boy. Ah, quasi non ci credo. Sono già arrivato, solo trovarmi. Giustamente sono da finire al contrario. E dove devo andare? Ma va bene così. Sì, cioè, arrivare la valle. Cazzo di lo censurerò. È stato un po' complicato. Ce la sto facendo. Oh, è bellissimo sto posto, eh. Ma poi vogliamo parlare della stabilità del mio fucking Osmo Pocket. Tipo Dio. Tipo Dio. Ce la faccio più. Cos'è? È la mia Osmo Pocket. Che figata! Noi stiamo facendo l'inventario. Che bello, io sono sudato da far schifo. E c'ho un fiatone di merda. Guarda. Ciao amore mio. E niente, ti muovi? Ti muovi? Mettermi anzi, che già sono distrutta. Cioè, guarda che belli luminosi che siamo. Hai pestato. Cos'è che hai fatto? No, qualcuno ha fatto pipì e l'hai pestato. Vabbè, comunque pipì l'ho pestata. Sì. Signori, sono con Vale Vapes. Vapes San Giovanni. Però cioè, va bene che è un grandangolare, ma un po' all together we govern now. Sì, col tappo, vai Vale, col tappo. Allora, in pratica all together now. Mm-hmm. In pratica noi siamo qui a recensire codesta gingilla. Ma cosa siamo tipo, cioè, dobbiamo fare in piedi? Ma sì, la facciamo. Dove vai? Dove va Vale? No. Vale Vapes, dove vai? Niente, ragazzi, domenica fin troppo piccolo, quindi poi ho le cose in mano. Cioè, deve per forza andare a sedersi. Vabbè, dove c'è la... Ma è buio di là. Ci sediamo sul motorino? No, eh. Però, cioè, almeno vedi che cosa. Cioè, se sono così io non vedo un cazzo. Ecco, dai, su. Qua ti sei appoggiata, sei contenta. Siamo illuminati e vedo anche che cosa sto facendo. Ecco, perfetto. Tu calcola che poi l'immagine è molto più larga perché lo schermo è più piccolo. Più grande. No, cioè, in realtà lo schermo questo qua è piccolo e quindi taglia l'immagine. Sì. Esattamente. Mi appunto una zanzara. Dicevamo, andiamo a recensire, ecco, questa cosa qua, questa che ce l'ho sia io. Io la mia è diversa, questa è di Domenico, perché in realtà ce l'ho avuta tutti i giorni al collo, tranne oggi, che ovviamente lui ha deciso di fare recensione. L'ho deciso oggi pomeriggio, poi, ma vabbè, non è un problema. Comunque sia, allora, di chi è Vale questo gingillo? OVNS. Ed è distribuita da Ribilio. Quindi per i negozianti. Anzi, il 31 il pre-order e oggi hanno spedito, quindi domani, che è il 3 giugno, 4 oggi giugno. È il 3 giugno, domani è il 4 dovremmo giugno. Averli in negozio, dovrebbe. Esattamente. Quindi, allora, è molto carino. Io, visto che tengo il gingillo qua, tu dovrai fare un po'... Ma, scusami, eh. Ah, salve. Mm-hmm. Allora, in pratica è molto carina questa, perché in pratica tu la prendi, stacchi la mini pod, che è una figata, che è... Che? Scusami. Ricorda Pedrone, Pedrone non mi dice niente. Che? Cosa? Che cosa stai dicendo? Calamitata. Ah, è calamitica, perché è più cala che mitica. Me lo vado. Io esco. No Maria, però io esco. Però trovo tutti i cosi nei denti che ho mangiato il polipo con la rucola. Buono. Che figura di merda. In pratica, da questa piccola
fessura sotto sto coso arancione, si fa la ricarica del liquido. Sì, è tipo un 0,8, pochissimo. Però devo dire la verità, però, non consuma tantissimo. Esatto. Pensavo quindi... peggio, è da guancia, quindi... Esatto. Poi cordoncino, della quale è composta... Io aspetta che ho le chiavi in mano, ok, sto mettendo... Perché lei quando compra la macchina è chiavi in mano, è quello il discorso. Ma non diciamo panzane! Il cordoncino che vale Vapes ce l'ha attaccato al collo? Ma perché poi Vapes oggi? Però almeno non dici Vapes, perché tutti dicono vale Vape senza essere... cioè scrivono più che altro, perché poi non si dice, si dice vale Vapes. Hai ragione. Valentina, perché è un nome in vale realtà, sennò poi pensano che mi chiamo Valeria. La coil è da un omme 8, se non mi sbaglio. Non mi ricordo. Se ho detto una cazzata, lo correggerò poi. Non mi sono preparata perché no, io la sto io. Usando. No, non c'è non scritto so. Sulla. So che sono in ceramica. Ecco, questa è una cosa che per esempio io non sapevo. Non ci siamo preparati, cioè ho voluto fare così. Sì, voleva, ma... mentre camminavamo, cioè, esatto. Ma che recensione è? È una recensione. Ah, io ti ho tirato una botta. Tanto io puntavo su Giordana perché so che dovrò fare la live con lei. E lei è sempre molto preparata, quindi sa molte ma più la cosa cose bella, di me, sai qual è? E quindi facevo studiare lei al posto mio. Ma la cosa bella, sai qual è? Che nella tua macchina c'è il mio zaino con tutte le istruzioni del caso. Però è nella macchina. Però è in macchina. Vabbè, comunque sia. Coile in ceramica. Ha l'attacco micro USB-C qua sì. Sul lato. No, USB. È micro USB-C. No, non è Type-C. USB-C, scusa. No. Ti dico di è sì. È micro USB normale. USB-C è questo qua dritto. Dici? Sì, è quello del mio telefono. Tu hai un iPhone, non puoi capire. No, però c'ho un'altra cosa che posso controllare. Quello è USB normale. È uguale. Quando io dico le cose ti devi fidare. Perché vabbè, USB-C frega i cazzi. Lo metti sia da una parte che dall'altra ed è uguale. Invece qua vedi che c'ha la scanalatura. Ok, allora ricarica USB è una figata perché adesso sì. Poi con che aspetta con sì. Che qualità sto registrando? In 4K, perfetto, posso anche quindi ingrandire. Si vede anche il gruppolo qui. Esattamente. Questa parte qua dove c'è il LED è una figata perché sotto c'ha gli indicatori della batteria. C'è una cosa da dire che mi è piaciuta veramente tanto. La batteria dura una vita. Sì, è da 650 mAh, ma con queste batterie nuove sì, hanno la ricarica veloce e quindi praticamente in meno di mezz'ora l'avete ricaricata mm-hmm. completamente e durano un casino, stessa cosa per la Mi Pod e anche per la Orion bla bla bla. Ad esempio ti fanno almeno quelle 8 cosa... ore. La cosa? Che devo, tra l'altro, cioè sappiatelo, non c'entra un cazzo in quello che stavamo dicendo, ma sì. C'entra allo stesso tempo. Questo è il regalo di compleanno. Sì, perché da ieri parte... ho fatto gli anni. È diventato più vecchio. Non c'è un cazzo da ridere. È il compleanno, è il regalo di compleanno che mi ha fatto Vale Vapes. Comunque, e, altra cosa molto parte, importante. Noi non l'abbiamo ancora ricaricata praticamente dalla fiera. No, io l'ho ricaricata. Guarda, un paio di volte. È ancora carica e l'ho usata. Ah, io ci sto utilizzando all'interno il first pick di Supreme. And you what you è Sara di Angel's Vap perché io uso sempre figa enjoy figa siamo a Milano ah enjoy tre potenze diverse. Questa non la sapevo non sai niente però sai allora niente. Che recensione volevi fare che me la facessi tu la recensione non è vero lo so 1 2 3 vedi che diventa rosso quella è quella più bassa 1 2 3 blu che è quella media 1 2 3 verde che è quella forte che stavo utilizzando io esatto però quindi quello con bello... dove cazzo è 1 2 3 rosso 1 2 3 blu. Non so se si è acceso perché non lo vedo. No. Rosso. 1, 2, 3. Blu. Pegniti. 1, 2, 3. Verde. Verde. Eschere. Sì, un po' che non te lo sentivo dire. La cosa bella è che è proprio un vero e proprio tiro di guancia. Di solito sì. Tutte queste poddine sono molto ariose. Ibride, quella metà e metà che non c'entra un cazzo invece, nel mondo. Guardate. Cioè, fate proprio... Il tiro è la fate prima bene, pod che mi piace parecchio come tiro. Sono sì. Riusciti a riprodurre un bel tiro di guancia. Sì, anche perché pod io personalmente ne ho provate un pochettino. Lei sicuramente più di me. Guardate a Baraccio Vale Vapes. Sta perdendo la funzionalità del mio braccio. Ma scusa, facciamo che ritorno facciamo a prenderlo io questo qua. E usa l'altra mano, no? Hai ragione. Perché stiamo registrando col mio Osmo Pocket. Bellissimo. Che è una figata pazzesca. Dicevo, io un pochettino di pod le ho usate. Tra le più conosciute, la Mini Fit, quella dell'SX. Vabbè. Cos'è che sto usando ancora? Non mi ricordo. La Orion è una pod. La Orion, Mi Vape, ma sono tutte... non l'ho usata quella. Ma sono
ibridoni del cazzo. Cioè, sono... L'unica che come tiro mi è piaciuto. La Spod. Esattamente. Vabbè. Che sto usando anche quella, ovviamente. Esatto. Che ce l'ho in tasca, ma adesso tirarla fuori sarebbe un casino. Comunque sia. Ha un tiro che riproduce quello della Spod. Esattamente. Tra l'altro, non so se si vede, un forellino dell'aria qua. Vediamo se si vede. Cioè, prende l'aria da qua, un forellino, non si vedrà mai. Si vedono i nostri brufoli, però. Guarda che naso. Nella Pod. Esatto. E potete inserirla sia da una parte che dall'altra. Voi la lasciate e va da sola. Avete capito? Cioè, lei voleva fare la live con Giordana perché Giordana era più preparata di lei. Io ho fatto la recensione con lei perché lei era più preparata di me. E c'è un'altra cosa da dire. Secondo me questa sarà la Pod dell'estate. Noi sì. Abbiamo esagerato a comprarle forse, ma ci piacevano un casino. No, ma... E secondo me piacerà tantissimo perché in piscina, in spiaggia, ragazzi, cioè... piccolissima, poi io non so se si rende, ma 650 mAh è proprio piccola. Sì, è più piccola di uno zippo, per capirci, ha la dimensione dello zippo più o meno. Tu non hai lo zippo. Ho una chiave della macchina per farvi capire la dimensione. Cioè, lo zippo, bene o male, è più pesante. Grande, credo, lo zippo. No, credo che sia più o meno. Vabbè, comunque le dimensioni più o meno sono quelle, fotte sega. Quindi è piccolissima per chi poi ha le mani da orco come me. Ci chiude in una mano ed è invisibile. Vabbè, possiamo fare la con la comparazione con la Orion. Ma che ti può chiudermela a me che ce l'avevo in tasca, no? Cioè, è grande appunto come la batteria della Orion, che vabbè in realtà poi è 900 e passa, quindi però senza alla Pod integrata questa, mentre questa qua ha la Pod che fuoriesce. Esattamente. E anche sta cosa che entra la Pod a calamitica è una figata. Non so me. Quanto perché poi possa tenere. È vero, scusa. Scusami. Da che ci siamo. È scarica, è spenta. È scarica. L'ho usata tutto il giorno domenico e me l'ha rubata. Domenico me la è sempre colpa tua. Eh sì, io ne avevo due di Orion. Una me l'ha persa lui. Una gliel'ho data lui da utilizzare al suo compleanno perché la sua era scarica. E non so neanche se poi è questa o le ha mischiate perché fa casino. Quindi mi deve due Pod, due Orion. Domenico, sappilo, I want you. Vabbè, comunque sia, in generale si può dire che a livello di percezione aromatica non è niente male. Non è per niente male. Per essere un cazzatino del genere, insomma, non va per niente male. E personalmente è una di quelle Pod che consiglio sia a chi si avvicina al mondo del vaping, ma anche al vapor stanco delle classiche Pod troppo ariose, perché è quella Pod che sia come dimensioni, non so come prezzo perché non ne ho minimamente idea, sta sui 50, ecco, anche 49. Come prezzo non è male, cioè, e poi comunque dico, è anche un accessorio arrivata, fashion, quindi non lo so, avrà un prezzo imposto, noi abbiamo fatto il pre-order e dovrebbe essere su quel prezzo lì, dai 45 ai 50. Comunque sia, dicevo, è anche un bel accessorio da avere al collo perché non sì, è ha un sacco di colorazioni, non so esattamente quante siano, però ci sono sia lucide che è come questa, sia opache, che era come la mia, che però non ho appunto dietro, che sono forse 4-4 o 3-3, adesso non mi ricordo. Non ne ho idea, io ho ricevuto questa. Una sul rosa, una sul blu, una sull'arancione. Anzi, ringrazio Ribiglio e nella persona di Vincenzo per avermi spedito questo gingillo fantastico. Con annesso il first pick, tra l'altro, perché me l'ha mandato... Che ricordiamo essere il mio primo liquido e ne ho svapato veramente litri, tanto che... Ora non riesco più a sentire neanche l'odore, ma perché ne ho svapato talmente tanto che mi ha nauseato. Ma io consiglio sempre a chi inizia, oltre al Sahara, il first pick. Che intanto stanno iniziando una festa in discoteca. Mi fa impazzire come liquido, è molto buono, è uno dei più riusciti secondo me, più sì. particolari sì. Dolce ma non troppo, cambia ogni svapata secondo me senti note diverse. Sì, sì, no, a me che era la prima volta che lo provavo mi piace veramente tanto. Quindi big up anche per Supreme. Supreme, ricordati di me. Cos'è che ho detto? Vabbè. Comunque sia, tirando le somme, perché sennò poi qua la cosa diventa lunga e prolisse, a noi non ci piace un cazzo, figa, siamo a Milano, bisogna approved. Fatturare un fracco. Approved da Vale Vapes e Matti Vapes. Questa no, il tuo è senza la, S. La recensione di Matti Vapes, cioè l'unione... La sua è senza S. Esatto, vabbè, comunque sia, per me... A livello di voto un bel 9 se lo prende pieno. Allora io l'ho amata da subito, l'ho voluta fortemente, ho obbligato Domenico a comprarle praticamente. Alessandro non sarà molto contento, ma è così. E credo che spaccherà, ma come ha fatto la Mi Vape, come mm-hmm. tutte le altre. Non gli do 9 perché secondo me credo sia ancora comunque, sai che loro continuano a modificare e sono, tra l'altro mi piace molto che loro, avendo la diretta correlazione con il produttore, possono fare le modifiche. Esatto. E loro ascoltano sempre i consigli sì. del mercato europeo. Potrebbero migliorare un pochino la resa aromatica, ma perché in una cosina così piccola secondo me già hanno fatto
abbastanza, non so. Infatti però... io il 9 glielo do proprio per la resa aromatica, perché secondo sì, me per quello sono che già è, oltre. L'unica cosa che io 8, mi sento... 8 al 9, perché a me piace tantissimo. L'unica cosa che mi sento di aggiungere nelle piccolezze che si potrebbe migliorare un pochettino, il fatto che la gommina del refill è un pochettino dura da togliere. Sì, ma meglio così, perché secondo me invece... Da una parte è meglio, dall'altra rompe un pochettino le palle. Però, sinceramente, se proprio devo andare a trovargli il difetto, è questo, perché resa aromatica... No, no, straordinaria. C'è la resa aromatica. Batteria. Io stavo dicendo proprio che, ovviamente, in una cosa così, più di così non è che... Io, anzi, non pensavo nemmeno che si sentesse idem. Così la disinfetto. Sono sincero anch'io. Io ci avevo messo addirittura un tabacco al tè verde e si sentiva benissimo. Adesso c'è Sara, sa di Sara. Sono d'accordo con lei. Però sicuramente sono, cioè, sono sicura che magari faranno delle pod diverse con delle resistenze diverse. Andranno a modificare magari anche appunto questo... punto e magari migliorerà. Esattamente. Anche. Quindi batteria per approvata. L'estetica ci sta un sacco. So che hanno fatto 2-3 edizioni differenti di cordini perché non riuscivano a trovare la quadra che non fosse troppo pesante né troppo leggero. E quindi ho avuto questo spispispost. Spoiler, grazie. Spoiler. Ok. E secondo me ci sta. Cioè è il giusto compromesso tra chi vuole iniziare e il vapor stanco delle pod ibride. Sei d'accordo con me? Sono d'accordo, anzi mi è piaciuto proprio il tiro che aveva, perché sì, mi sono avvicinata allo stand per l'estetica, la piccolezza e tutto, noi stiamo venendo benissimo, e poi durante l'estate, anch'io ad esempio l'anno scorso, ho usato solo la Minifit e la C601, perché in spiaggia non porto di certo la Rudra e direi il Vampire e cose così. Poi quando l'ho provato ho detto, cazzo, però che tiro, si può dire cazzo? Cazzo! E quindi ci sono... vabbè... ci sono rimasta un po' perché non mi aspettavo avesse un tiro del genere, e anche le varie potenze mi è piaciuta parecchio. Anch'io ho perso la funzionalità del braccio sinistro, quindi direi guarda che ho imparato, cos'è che ho imparato a fare? Ah ok, hai imparato a fare la svampata di NOS praticamente. Non lo so fare a tre, ragazzi. Vabbè, ma si vede che ho la faccia a pezzi? Beh, non dirlo a me, che allora stamattina io sono in negozio dalle 7, non mi dite che faccio più video, perché guardate come, in che condizioni sono, anche se stamattina avevo i capelli anche fatti bene, ma poi faceva caldo, insomma. Ho fatto l'inventario, abbiamo lavorato, siamo andati a mangiare, ora sono le, vi faccio vedere in diretta, le 22.41, l'orologio scarico addirittura, okay. Da quanto tempo sono sveglia, quindi, cioè... potete anche capire, non state lì a commentare sul nostro aspetto estetico, insomma. Lei viene fuori da una giornata assurda, io sono la bellezza di 6 settimane che non ho un giorno libero. Ho girato l'Italia, sono andato a Bari, sono andato a Firenze. Non mi ricordo che cosa vuol dire giorno libero, a parte ieri forse, praticamente. Io ho fatto in sequenza Bari, Parma, Firenze, Rovereto, che è un paesino vicino da me, e adesso Milano, e poi per un po' sarò libero. Quindi direi che è arrivato anche il momento di rifare un video sul mio cazzo di canale. Detto ciò, super approvato da parte nostra questa gingilla straordinaria. Cercateci, trovateci. Saranno poi appena arrivano anche disponibili sul sito. Zio Smoke. Detto ciò, ultima svapatina e basta. Aspetta che me la cazzo faccio. Tieni un secondo. Devo fare la cosa figa da youtuber affermato, guarda che faccio la cosa figa da youtuber affermato. Fai? Mi metto l'occhiale da sole. Sì, perché okay, da sole di notte. Sì, ma infatti, adesso guarda che facciamo la cosa da youtuber affermato. No, se svapo non posso farlo. Ok. Ciao ragazzi. Togliamoci sti cazzo di occhiali, che è meglio. Comunque io a lei li voglio un sacco di bene. Chi la tocca potrebbe morire male. Amore, che carino, anche io voglio bene sorellina. Bene, ciao ragazzi. È stato bello. Ciao. Amatevici. E se non amatevici, vici e basta. Ciao.